quanta bella giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste Bacco ed Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe ed altre genti sono allegre tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti, hanno loro posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, ballo un salto tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno carmo, dal loro essere ingannate, non può fare amor riparo se non gente rozza e ingrate. Ora insieme mescolate, suona un canto tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Buongiorno, dobbiamo parlare di Lorenzo, questo è il mio compito. Qui siamo nel luogo dove è sepolto. Voi sapete, ricordo brevemente che per arrivare a questa sepoltura non fu facile. Sappiamo che il primo progetto di queste tombe prevedeva che ci fossero 4 sarcofagi, ma poi Clemente VII, che era un committente competente e di quelli che assolutamente voleva dire la sua, sembra che volesse 3 sarcofagi. E si decise quindi subito di mettere assieme nello stesso sarcofago Lorenzo e Giuliano. Dico queste cose perché mi sembrano molto significative. Lorenzo e Giuliano erano 2 fratelli che rappresentarono, nel breve tempo in cui vissero assieme, una specie di mito, cioè quello dei fratelli concordi. Se noi guardiamo, non so, Catullo quando vuole lodare un certo Varanio che è tornato, dice: tu che dai fratelli concordi, concordes fratres. Cioè, come mai richiamarsi in un atto notarile a questi concetti straordinari? Perché si vede nel 76 Lorenzo è ancora giovane, nel 78 avviene la congiura dei pazzi, nel 76 lui è ancora un giovane più libero e più felice, di, se si può dire felice mai Lorenzo, di quanto sarà poi dopo la congiura dei pazzi. Ma il fatto che ci sia questo potente richiamo alla bellezza in un atto notarile, secondo me, è sempre il segno del passaggio di Lorenzo, che della bellezza fa uno scopo della sua vita. E questo dobbiamo tenerlo presente per capire chi è Lorenzo. Allora, adesso siamo arrivati a queste tombe, Lorenzo fu sfortunato, lui che voleva il bello e che certamente si era pensato di avere per sé il fratello una bella tomba, non la ebbe perché sappiamo Michelangelo e bizzarrie, fino al tradimento anche di Michelangelo, che nel 34 se ne va, poi nel 34 l'anno in cui muore Clemente VII, e tante cose cambiano. Questo dei superlativi in Machiavelli mi piace tanto, perché non fa parte solo di Machiavelli, ma lui, Machiavelli, sappiamo chi è, lo usa per Lorenzo, perché per Lorenzo non si devono risparmiare gli elogi. E infatti cosa fa poi? A un certo punto dice una cosa che a me piace moltissimo, dice tutti gli elogi di Lorenzo in breve, ma poi dice infelicissimo era nella mercatura, cioè dice qualcosa, infelicissimo, cioè cosa vuol dire? Lui che era figlio, nipote di mercanti, lui la odiava proprio. E infatti il grande dissesto economico di Lorenzo
e poi le accuse che gli hanno fatto, forse anche infondate, di avere derubato i parenti, credo infondate forse, derivano dal fatto che Lorenzo non se ne voleva occupare. E allora cosa succede? Succede una cosa per me meravigliosa. Ve lo leggo. Dicesi per certo che per consiglio di Lorenzo, siamo nel 66, lui ha 17 anni, perché è nato nel 49. Ancorché giovane, Piero, suo padre, in vita fu conservato. Quindi ha salvato la vita al padre, dice. E ci dice anche come. E qui vediamo subito la straordinarietà di Lorenzo. In perché? Avendo alcuni congiuratoli contro e posto gli agguati per ammazzarlo, tornando da Careggi, doveva tornare da Careggi più suo padre, avvertì Lorenzo coloro che in lettiga al portavano, non potendo egli impedito dalle gotte altrimenti condursi, il povero Piero tutta la vita non può camminare, che non per, avvertendo quelli che lo portavano, che non per la via consueta, ma per occulta e sicura lo conducessero in Firenze. Io sono andata a vedere, c'è questa via. Questa un'altra parte, non so se Machiavelli o Valori, che dice, perché sono sempre frasette, ma hanno una pienezza, dice, dice che era prontissimo nell'improvvisare. E questo cosa ci porta? Alla poesia. E lo faremo la seconda parte. Grazie. Io piansi un tempo, come volle amore, la tardità delle promesse sue, e quel che interveniva ambo noi due, a me del danno, a lui del suo onore. Or piango, come vuole il mio errore, che il tempo fugge per non tornare più, e veggio esser non può quel che già fue. Or questo è quel ch'ancide e strugge il core, tant'è il nuovo dolor maggior che il primo, quanto quello avea per qualche speranza. Letterato lo fu certamente, perché intanto fu letterato coltissimo. La cultura di Lorenzo è talmente tanta. E la cultura, noi sappiamo che non è solo erudizione. Io sempre ho detto, ho insegnato, ho scritto, l'erudizione è uno strumento della cultura, è tutta un'altra cosa. La cultura è qualcosa di molto più completo e profondo. Insomma, è abbastanza sorprendente che alla metà del Novecento, poco dopo la metà, uno come Gianfranco Contini ancora se ne uscisse, dico alla lettera, in una definizione di Lorenzo poetante come elegante dilettante. Elegante dilettante Lorenzo non lo è. Di tutto, a ispirarsi a tutto, abbiamo detto che gli piace improvvisare, che è velocissimo, che ha questa velocità. A me questa velocità di Lorenzo mi ha fatto venire in mente di Lorenzo, un Lorenzo che è sempre incalzato da nuove idee. E sapete Vasari di chi dice così? Di Leonardo. Dice Leonardo non finiva mai niente, dava da finire ai suoi aiuti perché era continuamente incalzato da nuove idee. E quindi è tanto vero che poi una volta ho sentito un bravo studioso di Leonardo, che Vecce, che ha scritto la più bella biografia che io conosca di Leonardo, eppure ne sono state scritte tante, il quale disse Leonardo è lo scrittore di una pagina. Cosa voleva dire? Mi è rimasto impresso perché è bello. La sintesi, grazie che me l'avete detto, perché questo la dovete sentire. Lui definisce l'amore. Volete sapere come lo definisce? Io l'ho trovato commovente. Appetito di bellezza, qui sono sicura di citare. Ben venga primavera, che vuol l'uom s'innamori, e voi donzelle a schiera, con li vostri amatori, che di rose e di fiori, vi fate belle il maggio. Ben
venga maggio e il confalon selvaggio, venga maggio e il confalon selvaggio. Venite alla frescura del viver di arbuscelli, ogni bella è sicura fra tanti damigelli, che le fiere e gli uccelli ardono d'amore il maggio. Venga maggio e il confalon selvaggio, venga maggio e il confalon selvaggio. È giovane e bella, te non si è punto acerba, che non si rinnovella l'età come fa l'erba, nessuna stia superba all'amatore il maggio. Venga maggio e il confalon selvaggio, venga maggio e il confalon. Grazie infinite, l'appuntamento poi è ripreso giusto nel prossimo incontro 18 e andiamo, e quindi grazie, va davvero a tutti.